Salve a tutti ragazzi, io sono Bicholok. Io sono Fenchurch. Ed eccoci nel secondo episodio della nostra serie La sfida del sole. Dunque, mentre entro lentamente nella nebbia, vi spiego in cosa consiste la seconda sfida. Allora, abbiamo farmato poco per recuperare, in questo caso, bombe infuocate, urna stregata e coltello da lancio. Saranno le uniche cose che useremo contro questo boss. Ogni volta dovremo usare questo metodo, usare una bomba, un'urna, un coltello e poi potremo curarci se abbiamo subito danno. Nel caso non ci curassimo, dobbiamo ripetere e poi curarci, solo se lo vogliamo, ovviamente. Detto questo, la sfida può iniziare. Quindi, vecchio ammazza draghi. Non morire. Vediamo. Le nostre anime del tentativo precedente. Devi dire che comunque non possiamo usare armi. Abbiamo fatto una provina solo per vedere se era fattibile il danno delle bombe, ed effettivamente lo è. Poi non avevamo ossi di ritorno, non volevamo farlo, non volevamo sprecarle, quindi abbiamo deciso. Come avete visto. Quindi ora se vuoi curarti devi usare un'urna e un coltellino, poi puoi curarti. Sembra fattibile. Cosa fa subito? Ma subito così? Cosa te ne pare? Ma... Aspetta, devi impegnarmi. Devi impegnarti, devi cambiare arma. No. Avevo schiacciato, pensavo di averla cambiata. Puoi più curarti. Comunque sembra che il danno... Beh... Forse è meglio che ti curi. Comunque sembra il danno più... Cazzo. Perché non va giù? Ok. Non sei abituato al pad. Non sono abituato al pad. Non riesco, lui è piano. Tra l'altro nel frattempo, finché Fenchurch si impegna, io posso dire che abbiamo liberato anche il fabbro dalla sua prigionia, vabbè, anche se era molto semplice scavalcare la finestra, in maniera tale che dal prossimo episodio potremo anche potenziare magari qualche arma, perché così è proprio una cosa ammorbata. Hai usato il coltellino? Sì, non sì, ho notato. Sì. Bravo Fenchurch. In questo video probabilmente poi avremo un altro boss, perché se va avanti così ritengo che sia una sfida molto veloce da fare. Forse l'ultimo dei giganti. O il persecutore, vediamo. Non con questo metodo però. No, non con questo metodo assolutamente. A pugni, nudi. Ah beh. Beh, non sembra... È un po' impegnativo, devo dire. Però non... Beh? E quello lì valeva o devo rifare? Vale come utilizzo. Ok. Cazzo, lì potevo lanciargli la bomba. E invece no. Non ce la faccio. No, non devo parlare. Devo concentrarmi. Deve concentrarsi, attenzione. Metteremo una bella musichetta, magari. La musica di Benny Hill. Qual è? È quella là che fa... Rieccoci. In difficoltà. Molta difficoltà. Un po'. Però devi velocizzare un po' le cose qui. E come faccio? Attacca. No. Come no? Aspetta. Attacchiamo. Si muore. No. No, non si per muore, poco. Non si muore. Cosa fa? Perché sta lì? Non credo proprio. Sì, è preso. Non sto guardando la sua vita. Posso curarmi? No, devo usare il coltellino prima. Ok. Ultima Estus. Io uso la gemmia. La gemmia? La gemmia del sud. E questo cos'è? Oddio. Non era niente infine. Però... L'ira. Degli dei. Che non ha più. Ma dov'è il povero Smaug? Che non ho avuto. Dov'è il povero Smaug? È la sua. A fare mamma cosa? Mamma mia, Nicolas, che rischio. Ho paura. Se muoio adesso. Vabbè, ti rendi conto che se acceleriamo il video sei solo tu che giri verso destra? ok, visto cosa succede a cambiare, visto? Bicholok che cerca di interferire con questa cosa. No. Non puoi curarti, devi usare ancora l'ur. No. Ed è finita così, la sfida per Fenchurch. Come con Bicholok? Un calo d'attenzione, signori. A tra pochissimo, quando ci sono io.
Nicolas, ma lo sai che ho comprato le patatine da mangiare dopo? Con la Coca-Cola anche. Ah sì? Ma hai preso le patatine di Rocco? Sì. Allora finisci, muoviti fra sta sfida, per favore. Ok. Rieccoci qua, ragazzi, finalmente, dopo decadi. Innumerevoli tentativi, a dire poco. Siamo ritornati davanti al boss e vedremo Beechlock se riuscirà finalmente a portarci la vittoria. Abbiamo dovuto farmare ancora per comprare le... Io non parlo più. Più che farmare, siamo dovuti entrare nella nebbia, riprenderci le nostre anime, fuggire con l'osso del ritorno e andare a comprare. Ma ovviamente Beechlock sta morendo e quindi prevedo che toccherà a me fra poco. Comunque, voglio spiegarvi un po' di cosette. Allora, come vedete in alto a sinistra abbiamo siamo uniti al patto dei campioni, perché così almeno per rendere un po' più difficile la sfida, insomma, che dato che finché voi non ci proponete qualche sfida, come giusto che sia, comunque, perché abbiamo comunque pochi iscritti ancora e quindi ce le facciamo noi le sfide, e quindi perché non sapevamo proprio come farle queste sfide all'inizio, finché non avevamo oggettini carini. E quindi abbiamo deciso di unirci a sto patto per almeno aumentare un po' la difficoltà, ecco. E niente, vediamo come se la sta cavando Beechlock, ma insomma non lo vedo molto. Vuoi commentare la tua performance? Sono molto preso da questa cosa. Non vuole commentare la sua performance? Allora io direi, per non arrecare anche noia a voi che guardate questa sfida, di rimanere in silenzio per far concentrare di più il nostro Beechlock e vedere se ce la fa. Sì, loda il sole, puttana! Ho un po' il batticuore perché finendo l'Estus e soprattutto senza scuse, senza niente, non l'ho mai fatto in questa modalità. È stata carina? Abbastanza. Quindi, alla prossima, cosa diciamo? Cosa facciamo? Lo chiudiamo qui? Ma andiamo a aprire il follow intanto. Nel frattempo noi accendiamo un bel bonfire. O un bel follower. Follower. Ok, follower acceso, dunque. Yeah. Perché tanto ci consumiamo li tanto ormai. Così. Con tutti i soldi che abbiamo speso. Esatto, tieni, stronzo. Soldi. Accendiamo il follow così. Quindi ragazzi, allora, l'episodio finisce qui. Noi siamo i Presi del Sambro, io sono Beechlock. Io sono Fenchers. Alla prossima. Veror Nox.
Sei Fenchurch, vado a livellare. Marco, te che sei tutto? Marco non è Fenchurch. Consigliami, come potrei livellare? Ho 20.000 anime da dire. Boh, vediamo cos'è. Allora, vigore, mettine uno intanto. Dopo, tempra. Aspetta, voglio vedere quanti livelli puoi fare. Uno alla tempra. Forza, uno. E poi? Poi, destrezza. Vitalità. Tutto di un buon livello. E adattabilità. Vediamo quanti anime ti rimangono. No, no, aspetta, aspetta. Uno. E dopo buttagliene un altro sul vigore e la tempra. A posto. Secondo me va bene così. Va a cagare, va.